vergogna prendersela con un povero venditore ambulante. Si comportano come nei film sulla mafia. Vogliono la loro percentuale, quei bastardi. Non può durare ancora a lungo. Un giorno o l'altro Dio farà risplendere la verità. Dio sta coi ricchi, disse un altro. Discussioni. Miscredente, infedele, Dio con tutti, Dio ovunque. Alcuni decisero di comprargli della frutta per solidarietà. Mohamed offrì loro i cestini di fragole. Non aveva più voglia di lavorare, era scoraggiato. Rientrò a casa, sistemò il carretto e decise di approfittare dell'assenza dei fratelli per dormire e riprendersi un po'. Sognò. Suo padre, tutto vestito di bianco, gli faceva segno di raggiungerlo. Parlava, ma Mohamed non riusciva a sentirlo. Non aveva nessuna voglia di ritrovare il defunto. All'improvviso gli apparve sua madre e gli disse: «Non badare a quello che ti chiede, è presso Dio, forse in paradiso». Il mattino dopo si svegliò di cattivo umore, perché il sogno era stato di un realismo inquietante. Questo è il primo schiaffo dalla realtà che prende, e da qua in poi le cose non fanno che peggiorare. Naturalmente tutto questo si riflette sulla sua vita, si riflette con i rapporti, nei rapporti con sua mamma, si riflette nei rapporti con la sua futura sposa, si riflette nei rapporti che ha con se stesso, e comincia a maturare una decisione. Questa decisione rimarrà poi anche nei libri di storia. Il mattino presto Mohamed andò in bagno a prepararsi. Per la prima volta dalla morte di suo padre decise di pregare. Si cambiò, si vestì tutto di bianco. La madre dormiva, le si avvicinò e la baciò sulla fronte senza svegliarla. Gettò un'occhiata ai fratelli e alle sorelle, uscì di corsa. Prese in prestito il vecchio motorino del fratello, si fermò da un benzinaio e chiese che riempisse di benzina una bottiglia d'acqua di plastica vuota. Mise la bottiglia in una borsa e si diresse verso il comune. Lì chiede di vedere un responsabile, ma nessuno voleva riceverlo. Tornò allora sul luogo in cui i due agenti gli avevano confiscato il carretto. Erano lì, il carretto in un angolo vuoto. Mohamed si presentò e chiese di poter recuperare il suo bene. L'agente gli diede uno schiaffo solenne e lo insultò. «Ecco, topo di fogna, vattene prima che ti accoppi, via di qui!» Mohamed accennò un gesto di difesa. La donna agente allora lo schiaffeggiò a sua volta, gli sputò in faccia. «Canaglia, ci rovini la colazione, maleducato figlio di nessuno!» Mohamed era prostrato. Non parlava più, non si muoveva più. Il suo viso era impassibile, gli occhi rossi, la mascella serrata. Qualcosa stava per esplodere in lui. Restò in quella posizione per 2 o 3 minuti, un'eternità. L'agente maschio: «Via, sgombera! Non lo rivedrai mai più il tuo carretto. Capitolo chiuso. Ci hai mancato di rispetto. Certe cose nel nostro caro paese si pagano». Mohamed aveva la bocca secca, la saliva diventò amara. Respirava con difficoltà. Si disse: se avessi un'arma la scaricherei tutta su questi stronzi. Non ho armi, ma ho ancora il mio corpo, la mia vita, la mia fottuta vita, e questa è la mia arma. Mohamed si allontanò, inforcò il motorino e tornò verso il comune. Una volta che fu lì, legò il motorino a un palo e chiese di nuovo di essere ricevuto dal sindaco o da uno dei suoi vice. Il portiere era ancora più furioso della sera prima. Mohamed pensò alla bottiglia di benzina che aveva nella borsa, si sistemò il vestito bianco e fece il giro della piazza. Le persone non lo notarono. Era un mattino di dicembre assolato, un 17 dicembre. Nella sua testa si addensarono molte immagini confusamente. Sua madre costretta a letto, suo padre nella bara, lui alla facoltà di lettere, Zineb sorridente, Zineb arrabbiata, Zineb che lo supplica di non reagire, sua madre che si alza e chiede di lui, il viso della donna che gli ha dato uno schiaffo e poi un altro, il suo corpo piegato in avanti come verso un boia, il cielo azzurro, un albero immenso che lo protegge, lui,
lui nelle braccia di Zineb sotto l'albero, lui bambino mentre corre per non fare tardi a scuola, la professoressa di francese che gli fa i complimenti, i suoi esami all'università, il diploma mostrato ai suoi genitori, il diploma appeso a un cartello su cui è scritto disoccupato, il suo diploma che brucia nel lavandino, e di nuovo la sepoltura del padre, urla, uccelli, il presidente e la moglie con i suoi immensi occhiali da sole scuri, la donna che lo prende a schiaffi, l'altro che lo insulta, un corteo di passeri che attraversa il cielo, Spartacus, una fontana pubblica, sua madre e le sue due sorelle che fanno la fila per prendere l'acqua, e di nuovo i poliziotti che lo maltrattano, gli insulti, i colpi, gli insulti, i colpi. Chiese un'ultima volta che il sindaco lo ricevesse. Altri rifiuti, altri insulti. Il portiere lo spinse col manganello e lo fece cadere. Allora Mohamed si rialzò in silenzio. Andò proprio di fronte all'entrata principale del comune, tirò fuori la bottiglia di benzina dalla borsa e se ne bagnò dalla testa ai piedi, fino a che fu vuota. Poi accese il suo accendino bic rosso, guardò un secondo la fiamma e se l'avvicinò ai vestiti. Il fuoco divampò immediatamente, pochi minuti, la folla accorse. Il portiere del comune si mise a urlare, cercava di spegnere il fuoco col suo cappotto. Mohamed si trasformò in una torcia. Quando l'ambulanza arrivò, il fuoco era spento, ma il ragazzo aveva perso qualunque somiglianza con un essere umano. Sembrava piuttosto un montone arrostito, tutto nero. Il portiere piangeva, è tutta colpa mia, avrei dovuto aiutarlo. Mohamed in ospedale. Tutto il suo corpo è avvolto da bende, come un sudario, è in coma. Agitazione nei corridoi. I medici in camice bianco e le infermiere si precipitano nel corridoio che porta alla stanza di Mohamed. C'è il presidente. Il presidente è venuto a informarsi sulla sorte di Mohamed. Il presidente non è contento. Prende informazioni sul sindaco che si è rifiutato di riceverlo. Dà ordine di rimuoverlo. Il presidente è arrabbiato, sa che la stampa internazionale parla del caso. Il presidente, seguito da un'orda di medici, entra nella stanza. Scene oscene e ridicole. Tutto il paese è in rivolta. Zineb, i capelli raccolti, a capo di una manifestazione. Grida, urla, alza il pugno. Mohamed muore 4 gennaio 2011. Manifestazione ovunque a grido di siamo tutti dei Mohamed. Il presidente lascia il paese come un ladro. Il suo aereo si perde nella notte stellata. Manifestazioni in tutto il paese. La foto di Mohamed, vittima e simbolo. Le televisioni del mondo intero accorrono nel paese e fanno visita alla sua famiglia. Anche un produttore cinematografico va a fargli visita. Tende una busta alla madre sconsolata e le dice «Accetti questo aiuto, non è niente, ma così è il destino, crudele e ingiusto». Si curva e mormora all'orecchio della vecchia signora in lacrime. Soprattutto non ne parli con nessuno. Non rilasci nessuna intervista ai giornalisti, vi aiuterò io. Racconterò io la storia di Mohamed. Bisogna che le persone del mondo intero sappiano cosa è successo. Mohamed è un eroe, una vittima e un martire, siamo d'accordo? Parlerà con me e solo con me. La lascio e poi se ha bisogno di qualsiasi cosa ecco il mio biglietto, con il numero del mio cellulare per chiamarmi. La madre non capì nulla di quello che il tipo le aveva detto, ma le sue due figlie avevano capito bene. Quel tizio compra la morte di nostro fratello per fare soldi. Che orrore assoluto! La storia di Mohamed non appartiene a nessuno. È la storia di un uomo semplice, come ce ne sono milioni, che a forza di essere schiacciato, umiliato, negato la sua vita, è diventato la scintilla che infiamma il mondo. Mai nessuno gli ruberà la sua morte. Io quello che avevo da dire sostanzialmente ve l'ho detto, spero che non sia stato troppo impegnativo, spero che in tutto questo un minimo di leggerezza, forse non è il termine esatto, mi rendo conto, però quello che mi viene in mente
per cui sono veramente fiero e orgoglioso di essere qui, e che qualunque spazio rubato per esempio alle nostre vite di tutti i giorni, e questo è uno spazio rubato, che noi durante il giorno verosimilmente non avremo modo di incrociarci perché ognuno fa la propria vita, chi fa lo studente, chi è in pensione, chi fa il proprio lavoro e tutto. Un posto come questo, come per noi può essere un posto dove facciamo i concerti, insomma i posti in cui le persone possono stare insieme, anche quelle che non si conoscono, gomito a gomito, e condividere la stessa musica, le stesse parole, forse anche gli stessi sentimenti, per me ha sempre rappresentato, come dire, una sorta di resistenza. È una piccola resistenza laica, senza fare paragoni altisonanti, però è davvero una cosa di cui io vi ringrazio di essere stati così pazienti, e con un minimo più di leggerezza vorrei leggervi invece una chiosa, se la trovo. Una chiosa del quarto libro che vorrei raccontarvi, ma che è veramente molto difficile, perché Marocco, il romanzo, è sostanzialmente un romanzo su Marocco, meglio, sono tanti romanzi, è come la Lonely Planet super lusso del Marocco. Voi immaginate uno scrittore veramente molto 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 bravo che si mette a scrivere una guida per invogliare o semplicemente per raccontare il proprio paese. E Benjelloun ha fatto questo con questo romanzo, e in realtà anche qui è una tavolozza piena di colori, piena di affreschi, di città, di luoghi da imparare, da vivere, che lui ha vissuto. Racconta una storia affascinante, perché voi lo sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, che l'ho scoperto peraltro leggendo qui. Io sapevo che c'erano stati solamente i Rolling Stones, però poi ho scoperto che invece tanti sono passati, specie durante il periodo della dominazione, quello post-guerra, da Barth a Ginsburg, a chiunque vi venga in mente, a Barrocks, chiunque è stato in Marocco e ha lasciato una traccia e ha amato quella terra. Così, prima di lasciarvi andare a cena o al vostro ricco dopo cena, vi saluterei con alcuni stereotipi del Marocco, alcuni dei quali, recita il libro, non falsi. E la cosa buffa è che, se provate a sostituire italiano a marocchino, sì, ci sta. Il marocchino non dice mai di no. Dice sì sorridendo. Quando aggiunge inshallah, se Dio vorrà, significa che declina gran parte della responsabilità qualora non mantenesse la parola data. Il marocchino sorride spesso e non vuole farti arrabbiare. Il marocchino è ospitale, ti invita a casa sua, ma può fare a meno di presentarti sua moglie. Il marocchino ama che si ami il suo paese. Il marocchino critica continuamente il suo paese, ma non sopporta che uno straniero faccia lo stesso. Il marocchino ti promette cose che non può mantenere, è sincero perché capita che mantenga la parola data. Il marocchino è tendenzialmente schizofrenico, combattuto fra tradizione e modernità, fra abito europeo e jellaba, tra mocassini e babbucce, fra lingua francese, arabo, dialettale, fra sé e la propria immagine. Il marocchino ha una nozione del tempo e dello spazio abbastanza vaga. Il marocchino è puntuale solo quando si tratta di interrompere il digiuno del Ramadan. Il marocchino non ha senso civico, non lo hanno educato a fare la coda. Il marocchino è suscettibile. Il marocchino dice spesso Makan mushklin, nessun problema, aspettati di affrontare dei problemi. Il marocchino non esiste senza la famiglia. Il marocchino pensa di non essere razzista e che razzista sia sempre l'altro, lo straniero. Si dice che il marocchino ha più paura che vergogna. Il marocchino vuole offrire una buona immagine di sé fuori dal proprio paese, ma non si cura affatto della propria immagine all'interno del Marocco. Il marocchino rispetta le leggi all'estero, ma cerca di aggirarle con la corruzione in Marocco. Il marocchino crede più alla raccomandazione che alla legge, cerca la scorciatoia per i suoi diritti provando a far intervenire terzi per ottenere ciò che la legge gli offre naturalmente. Il marocchino è ossequioso verso i potenti e sprezzante verso i deboli. Il marocchino è profondamente monarchico, forse è per questo che non va a votare. Il marocchino parla di democrazia, ma non crede al suo avvento. Quando il marocchino mente, giura di dire la verità. Perfino quando si ubriaca, il marocchino infarcisce il discorso di riferimenti a Dio
Il marocchino bacia gli uomini e stringe la mano alle donne. Il marocchino beve alcolici ma rifiuta di mangiare carne di maiale perché è vietata dall'Islam, allo stesso modo delle bevande alcoliche. Il marocchino è un consumatore compulsivo. I marocchini appassionati della lettura sono una piccola minoranza, sempre più piccola. Il marocchino fa politica per facilitarsi l'accesso alla ricchezza. Ovviamente certi marocchini credono in ciò che fanno, ma chi li segue? In Marocco si comprano i voti come in Sicilia. Al Marocco piace il rapporto di forza. Con la donna non, al marocchino piace il rapporto di forza. Con la donna non dialoga, non negozia, impone, domina o è dominato. Alla maggioranza dei marocchini non piace la riforma della Mudawanna, perché concede alcuni diritti alla donna. Il marocchino è conservatore, la marocchina è progressista. A volte è entrambe le cose. Il marocchino si annoia durante i matrimoni, ma non protesta contro il disc jockey che mette la musica a tutto volume. Crede di divertirsi e non rifiuta mai un invito ad un matrimonio, soprattutto se ha dei figli da sposare. Il marocchino crede al malocchio. Il profeta Muhammad ne ha attestato l'esistenza, alla stregoneria, all'irrazionale, ai ciarlatani e a ogni diceria. Il marocchino è sentimentale, emotivo e assai socievole. Al marocchino piace rendersi utile, aiutare chi è in pericolo, per lui è una cosa naturale. Per molto tempo si è detto che il marocchino è un leone, il tunisino una donna e l'algerino è un uomo. Questa affermazione non ha senso, in ogni caso, come mi ha fatto notare Jean Genet, è meglio essere un uomo, perché l'uomo può uccidere il leone e scoparsi la donna.